Stai riprendendo? Oh, bene. Una buona giornata e una buona mattinata a tutti voi, amici cacciatori, amanti delle armi. Che sorpresa il mio amore che mi ha fatto. Bene, allora, siccome che dovevo fare anche un video anche parlando di una cartuccia, il fatto di cartone col contenitore, ne approfitterò, visto che ormai siamo in ballo e lo faremo adesso. Stavo per conto mio, qui nel mio ambiente, stavo preparando qualche cartuccetta per il calibro 8, per il riduttore di calibro, me la stavo preparando. Ecco, ovviamente, come sempre, ringrazio i nuovi iscritti, quelli che mi seguono, a tutti questi giovani che mi chiedono consigli, mi fa molto piacere. Oggi, soprattutto, parlerò di una cartuccia di cartone, ecco, per l'adattamento del contenitore, come quello di plastica, nel cartone, perché in queste cartucce si possa usare il contenitore esclusivamente della Gualandi, l'unico contenitore che si adatta benissimo anche alle cartucce di cartone. Adesso finisco queste due, poi le sigillerò dopo. Ormai stavo facendo e le finisco queste due cartucce, queste cartuccette. Le ho fatte con 0,15 mg di sipe per 7 grammi e mezzo di palline. Non uso la borretta, sfrutto tutta la cartuccia per mettere i pallini dentro, per avere più palline. Cartuccette che vanno benissimo. Certo, sono cartucce, non è che puoi sparare a 20 a 25 metri, ma entro i 10, massimo 15 metri sono efficaci. Adesso fra un po' partiamo con la cartuccia, visto che mi ha fatto questa sorpresa. Io oggi non sapevo, stamattina ho la macchina dal meccanico e allora non sapevo che fare, mi stavo facendo qualche carica. Qui. Poi le chiuderò dopo con la cera. Allora, eccoci qua. Farò una buona cartuccia per colombaccio. Userò il bossolo di cartone. Questo è un bossolo di cartone della Sur, della Fiocchi, bello spesso. Non so se si trovano ancora in commercio questi tipi di bossoli, ma per il cartone è stato sempre, anche nel rendimento costante, rende molto meglio della plastica. Ecco, anche se voi fate la stessa cartuccia con la stessa carica e la provate, vedete la differenza anche dal colpo di fucile. Il cartone lo fa un po' più cupo, è più, come si può dire, un po' più scuro di quello di plastica. Ma la stessa carica rende molto meglio in questo di cartone che in quello di plastica. Purtroppo ultimamente ci sono anche bossoli di cartone che ovviamente non hanno questo spessore, forse sono la metà. Ecco, sono molto più sottili. Questo è a tenuta veramente di gas. Ecco, non si espande. È bello, un corazzato, un tipo 5, come potete vedere, un bel bossolo. Allora, questa qua la caricherò con la MB per 32, anche per il fatto dei colombi, che è un'ottima polvere della Baschieri. Ecco qua, perché l'azione è ammortizzante, cioè quando voi sparate la polvere si trasforma in gas e spinge tutta la colonna.
La tenuta dei gas è molto importante in una cartuccia perché distribuisca la spinta uniformemente sulla superficie interna della colonna del piombo. Cosa succede se non hanno una tenuta buona? Una tenuta buona. I gas, per esempio, oltrepassano la borra quando viene spinta nella canna fucile, oltrepassa la borra, che succede? Si incolonna col piombo, quindi viene fuso e vengono formati dei grappoli, dei pallini sotto la spinta perché è molto incandescente e si incollano fra loro, quindi vengono rosate pessime, brutte, con raggruppamenti di pallini che possono essere anche pericolosi. Ecco, quindi l'importante è che deve essere sempre una buona tenuta dei gas, è molto importante. Allora, procediamo. Carico con l'MB per 32, farò una carica da 1,80, avessi fatto un golle di plastica l'avrei fatto 1,85, ma qui nel cartone non c'è bisogno, che è molto solido, la farò 1,80 per 35. E vi rendete conto della funzione. 1,80. Questo qui sono buoni perché non avete il problema dell'elettrostatico della polvere che si attacca alle pareti, qua non si attacca a niente. Seguite passo per passo, specialmente per i nuovi ragazzi che seguono, a me fa molto piacere, per quanto ne so, io faccio del mio meglio, lo so, molti mi chiedono anche altri calibri da caricare, ma io l'ho sempre detto, a parte che faccio il calibro 8, ma altri calibri al di sotto del 12 io non li carico, quindi mi dispiace, anche che me lo chiedete, non posso darvi delle cariche di fantasia, ecco, perché io non le ho testate e non lo so, quindi preferisco non darle, non è per essere cattivo, ma se non ho un'arma, io non l'ho provata, non l'ho caricata, non posso dirti, prova questa e prova quella, se io non so, neanche io l'ho provata, no, non sarebbe neanche giusto. Allora, 1,80. Userò una borra della Gualandi, come ho detto prima, che sono delle migliori borre che si adattano bene anche alle cartucce di cartone, da 22 mm, per fare l'orlo tondo, non lo stellare. Vedete sempre, la borra è dentro. Adesso caricherò 35 grammi del numero 5. Poi potete usare il 6, il 7, a vostra scelta. Farò 20, 30, 35. Del numero 5. Ancora uno. Ecco qui. Userò un dischetto trasparente. Eccoci qua. Ovviamente metterò un goccettino d'olio per evitare troppo attrito. La macchinetta è sempre la stessa, non cambio la bobina perché è sempre la stessa. E quindi chiuderò. Ecco qua, come potete vedere la cartuccia è finita.
bella cartuccia chiusa. A 65. Come potete vedere, una cartuccia, avete visto, no? Si adatta benissimo il contenitore col cartone. Questa, ecco, perché magari qualcuno ha dei dubbi sulla cartuccia di cartone, magari per adattare il contenitore di plastica, no. Ecco qua. Poi ne preparerò delle altre. Perché mettete la passione, molti che sparano cartucce che hanno caricato, che hanno visto, hanno fatto, sono rimasti contenti di sparare anche cartucce molto leggere. Che è una bellezza, perché ricordatevi una cosa, se vuoi una cartuccia buona te la devi fare. Adesso con la stessa polvere caricherò per i tordi anche cartucce per tiri un po' lunghi, però uno e 70, questo lo farò con la chiusura stellare, 1 e 70 per 33, quindi potete usare pallini del numero 10, 9 e 8, Io userò il 10. Userò il 10. $1,70 il bossolo è il tipo 3 con l'innesco 6 e 16 della Fiocchi, sempre Fiocchi. Come potete vedere è una polvere voluminosa. Per tiri lunghi, quando si va al volo la sera, magari arrivano alti. Che poi potete sparare anche le cartucce della SIP, quando arrivano molto, molto alti anche i tordi. Fate 1,55x34 con il contenitore della Gualandi da 25. E avete anche lì risolto il problema, eh? Non è che... Oggi uso questo tipo di polvere. Ecco qua, allora ricordatelo, 1,70 per 33. Quindi 20, 30, 32, 33. La porra contenitore che userò per questa carica è da 19 Gualandi, ecco qua. Purtroppo vedete, io non ho, vedete l'elettrostatica della polvere, io ho notato una cosa su questi bossoli trasparenti, che ti puoi mettere, io ho provato anche cose di cotone, tutto è tremendo. Allora si può risolvere il problema, non è, io tolgo il contenitore di nuovo perché non mi piace vedere la polvere che vola così. L'elettrostatico perché quella polvere che rimane a metà nel contenitore, quella lì non brucerà. Quindi la carica, allora farò col vecchio sistema, metterò col calco del calibro 12, io me le sono fatti, è un foglio di quaderno, vedete, è come la carta vigna, molto semplice, non influisce sulla rosata,
e sul rendimento della cartuccia, però vedete, guarda, spinge tutta la carica giù, la tiene giù, perché se no è un casino. Voilà, poi si mette la borra di nuovo, si cambia uno più stretto, si avvicina alla polvere piano piano così, poi si spinge e la borra si adatta al foglietto di carta molto fine, andrà dentro il bicchierino di sotto del contenitore della polvere, come potete vedere, ecco, e la polvere almeno sta giù. È un vecchio metodo che mi sono trovato da solo. Magari dopo qualcuno dice che c'era già, pazienza. Come ho detto, ricaricherò da 33 grammi. Del numero 10, queste le faccio. Domenica, ecco qua, vedete? Domenica non sono potuto andare, che si è aperta la caccia qui, che sono rimasto con la macchina, purtroppo non mi sono potuto muovere. Non fa niente. Come si dice, vengono i giorni migliori. Non so che cosa c'è, se c'è rimasto qualcosa, se c'è qualche tordo, non so niente. 33 grammi, numero 10. Ripeto, voi potete fare il numero 9, il numero 3. Questo per tiri lunghi, eh? Ai tordi quando vengono su la sera. Potete utilizzare quelle della Sipe, ve l'ho detto, per tiri anche lunghi. 1,55. Queste qua, eccole. Sipe, vedete, l'ho scritto, ce l'ho anche scritto. 1,55 per 34 con borra contenitore da 25, vedete? Sembra alta come un pochettino come borra, ma non è niente. Guardate l'ammortizzatore, schiacciata a metà. Una bella cartuccetta, molto efficace, è potente. Qua. Adesso farò l'incisione della stellare. Un goccettino d'olio non guasta mai. Questa è bassa la borra. Ecco qua. Adesso vi faccio vedere anche la differenza della borra. Ecco, almeno qualcuno si può rendere conto. Avete visto? Perché la reale borra è da 22. Io uso tra 19. Così si vede, così almeno vi rendete conto. L'ho messa di proposito, così vi rendete conto che sia bassa. Questa qua non la faccio. Metterò da 22. Perché qualcuno che carica, vi rendete conto da soli la differenza. Cosa significa quando voi avete questi problemi? Io mi rivolgo specialmente ai principianti, ai nuovi iscritti, a tutti questi ragazzi che si avvicinano al mondo. Rendete conto? Avete visto, no? La borra, guardate, leggermente pressata, però guardate cosa è successo. Viene incavata, perché la borra è bassa, è un po' bassa. Da 19 io ho messo la 22, quindi sono 19, 20, 21, 22. 3 mm. E fanno la differenza, eh? Fanno la differenza.
Ecco la differenza. Avete visto come cambia? C'è la giusta fare della borra, vedete? Schiacciata. Rimane sempre lo spazio dell'ammortizzatore, non va mai compresso al massimo, come potete vedere. Ma la vedete la differenza delle cartucce? Ecco. Convoca perché più bassa la borra. Questa qui la sparerò comunque. Non è che mi metto a buttare via il borso, lo taglio. Comunque avete visto la differenza fra le borre. Quando avete questi problemi, che viene così perché avete usato una borra bassa. Io mi sono dimenticato anche di misurare con questo strumento prima, perché bisogna misurare. Deve avere almeno gli 11 mm. E poi dipende anche dal tipo di pollo. Una pollo è molto voluminosa, ma è molto soffice, cioè, e tende ad abbassarsi, a incurvarsi. Quindi la borra che si usa è da 22 mm per una carica da 1,70 per 33 per tiri lunghi, anche ai torbi. Ecco, questo sulla carica purtroppo ci sono tante cose da dire. Comunque vi rendete conto, vedete la cartuccia, queste qui sono veramente formidabili da sparare, perché ci hai usi, contenitore, magari anche un fagiolano, anche come seconda canna, una lepre, colombace soprattutto. Ottime anche per uno che si faccia uso nei boschi al fermo. Non vi deluderanno. Il cartone purtroppo è così. È che non si... Io prima caricavo molto anche il cartone perché si trovava. Dopo sono passato alla plastica perché mai il cartone, visto questi contenitori, non se ne trovano neanche tanti. A me, io non ho niente, è una mia idea personale. Io no, non mi piace tanto sparare cartucce senza contenitore, per il semplice fatto che impiombano le canne. In poche parole, se ne sparate tante, se voi guardate la canna, sembra una crosta di formaggio dentro. No, non è niente, è tutto il piombo perché fa attrito contro la canna e ci lascia, mentre striscia, ci lascia un po' di sé contro le pareti. E spari oggi, e spari dopo, e spari domani, ecco. Alla fine vedete che poi non è neanche facile, perché toglierlo, perché sembra sia fatto che dovete usare cose ghiacciate e tutto, e rischiate di rigare anche l'anima della canna. E allora ecco, non tanto amo. Io ogni tanto sparo qualcuna, proprio, ma evito, perché non mi piace vedere la canna in quella maniera lì. C'è gente che le spara, no, io non ho niente contro, il mio pensiero personale, a me mi piace che il fucile sia sempre ben pulito. Ecco. Perché a lungo andare quei residui vengono dentro, si può attaccare la corrosione, l'ossidazione, ecco, non puoi metterti lì ogni volta con lo scovolo e raschiare come se raschi con la spatola qualcosa, ecco, solo per questo. Ecco, sono vanno benissimo, non è che non vanno bene, è per il fatto che impiombano le canne, quelle senza contenitore, perché sotto l'esplosione dei gas cosa succede? Il piombo tende, perché viene spinto talmente a altissima velocità che, come viene spinto, cerca di aprirsi, però ci sono le parti delle canne e non lo può fare, e striscia contro le pareti, ecco, lasciando un po' di sé, striscia oggi, striscia domani, e strisci, bastano spararne una decina anche al giorno, una decina, potete guardare contro luce e vi rendete conto, ecco, lo pulite senza raschiare niente con una pezzuola, e dopo guardate contro luce, vedete tutti quei residui che sembrano come una crosta di formaggio. Ecco, bene ragazzi, anche questo qui è andato, dovevo farlo magari nel pomeriggio per vedere, visto che c'è stata questa sorpresa. Magari non mi sentivo, magari dov'è, dov'è? Ecco, ero qui nel mio piccolo mondo, perché è una cosa bellissima anche la ricarica, avere a che fare anche con le cartucce, perché la soddisfazione è immensa quando te le fai da te. Ecco, soprattutto quando abbatti anche le prede. Perché molte cartucce, ma io devo fare anche il video, vedete, ce l'ho qui, sono pronte. Qui c'è la serie del Lazzaro, sono da provare perché sono diversamente, le giro. Ecco, queste qui sono tre tipi nuove, con nuove cariche, e quelle là sono quelle di prima, che hanno solo differenza dell'innesco, e niente. E queste qui anche le capotabili da 32 grammi, ovviamente a 100 metri, anche 80-90 metri, 100 fanno il buco perché hanno bisogno di più spazio, confronta quella da 31, e sono qui, ecco.
In attesa, appena è, vedremo. Sta settimana è messo molto brutto il tempo, non lo so, riusciamo a farlo il video, le prove a fuoco, però vediamo cosa si può fare, ragazzi. Un abbraccio, una buona giornata a tutti voi, le vostre rispettive famiglie, e ci vediamo alla prossima. Da Vincenzo e da questa meravigliosa terra che è la Calabria, perché finalmente stiamo ritornando a riprenderci la nostra vita, così, visto che siamo passati a Arancione, abbiamo la possibilità un po' di allentare la morsa, perché la Calabria, sinceramente, non sarebbe, già dall'inizio non meritava la zona rossa. Quindi tutto un giro dietro, non si capisce, lasciamo stare, perché tanto nessuno ci capisce niente. Bene, ragazzi, un bye da Vincenzo, e da questa migliore terra, da Calabria, e anche da questo splendido, dal mio cameraman, la vita mia, che mi riprende, che c'ha tanta passione, anche lei, ecco, non è cacciatrice, ecco. Però gli piace la selvaggina in pentola. È più sicuro di quello non c'è al mondo. Perché chi va a caccia, sai se oggi spari, sai se lo prendi, non lo prendi. Ma quello che va a colpo sicuro è quello che va alla pentola. Quello che va alla pentola è a colpo sicuro. Un abbraccio, ragazzi. Sempre in gamba, sempre i campanacci, eh. Vai.